Presidente, prego. Grazie, grazie Presidente. Buongiorno a tutti gli onorevoli componenti della Commissione presenti e coloro che sono collegati anche da remoto. Bene, noi come sapete rappresentiamo le agenzie immobiliari italiane e, come dire, condividiamo nelle finalità la proposta di legge che è sottoposta all'esame della Commissione perché è orientata a semplificare i processi, quindi ad alleggerire anche quelle che sono delle dinamiche burocratiche e soprattutto anche a, come dire, proiettare il nostro paese e alcune nostre città, in particolare ricordiamo la città di Milano, anche a superare determinate criticità. Diciamo che, come sapete, operiamo nell'ambito a contatto con i cittadini, quindi contatto con le esigenze di mercato, e quindi noi abbiamo presentato una memoria qualche giorno fa con due proposte nel merito e due considerazioni finali che mi accingo, ma molto sinteticamente, ad esporvi. La prima riguarda il comma 1. Secondo noi, nell'andare a individuare quei casi, quelle ipotesi in cui si rende opportuna l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato di lottizzazione convenzionata, oltre alle esigenze di rigenerazione urbana, nonché di riqualificazione delle aree urbane degradate, nonché di valorizzazione di immobili in disuso o dismessi, vanno prese in considerazione anche le esigenze di mercato e o sociali. Cosa intendo? Intendo ciò che la comunità richiede, ciò che la collettività, il cittadino desidera nell'ambito dello sviluppo delle città. Quindi se Milano o un'altra città in quell'area c'è una forte esigenza abitativa, che tipo di abitazioni, piuttosto che servizi correlati, attività commerciali di che tipo, piuttosto che servizi di natura pubblica come ospedali, scuole e quant'altro. Quindi e questo secondo me va fatto attraverso un necessario coinvolgimento delle categorie professionali interessate, tra cui sicuramente anche e soprattutto la nostra, che come dicevo siamo a contatto con le esigenze dei cittadini tutti i giorni, capiamo e sappiamo cosa desiderano nel loro proseguo di vita e soprattutto in un momento così delicato come quello relativo all'accesso alla casa. La seconda proposta riguarda più di natura, se vogliamo, formale, ma riguarda un alleggerimento delle condizioni. Secondo noi c'è una dispersione nel secondo comma dell'articolato in cui si vengono appunto dettagliati tre casi in cui in base ai quali si darebbe la possibilità appunto di concedere l'uniformità alla disciplina urbanistica appunto a quegli interventi realizzati o assentiti che non sono stati preceduti dall'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata. Secondo me è sufficiente genericamente indicare che questi tipi di interventi devono essere inerenti ad aree o strutture urbane definite o urbanizzate. Dopodiché andare a specificare se è demolito o ricostruito, piuttosto che una nuova edificazione, tutto ciò che riguarda un'area, tanto il principio è quello relativo al fatto che sia un'area appunto dove sono già presenti servizi, piuttosto che ci sia già un contesto nel quale la vivibilità è garantita e assicurata, secondo noi appunto è sufficiente, andrebbe a alleggerire appunto il testo. Andando invece alle due considerazioni finali, mi accingo alla chiusura. La prima riguarda il fatto che questo provvedimento, lo dicevo agli inizi, è orientato a agevolare il processo comunque di rigenerazione delle nostre città. Con la direttiva Green, case Green, che è quella europea, sappiamo che ci sarà un'accelerazione. Noi pensiamo che non si può prescindere da un riordino, una revisione della normativa sugli incentivi fiscali edilizi. Noi abbiamo tre proposte relative a questo, che sono quello di, anziché fare 11 aliquote, ridurle a 3, perché c'è troppa confusione nel comparto. Vanno secondo noi rese strutturali per almeno 5 anni, perché ci vuole un minimo di programmazione, ogni anno non si sa se ci sono o non ci sono, e la detraibilità di 5-10 anni a seconda che le spese siano entro i 10.000 o superiori ai 10.000 euro, per garantire anche a chi ha meno capienza fiscale. La seconda considerazione riguarda invece il tema sempre legato e coerente con il provvedimento, che è sulla pianificazione urbanistica, che a nostro avviso, come dicevo agli inizi, viene fatta chiarezza su questo. Ed è molto importante, come dire, lo sviluppo delle nostre città, un minimo di programmazione virtuosa che riguarda i nostri centri urbani, e secondo noi non si può prescindere da due riflessioni che riguardano: una, l'emergenza abitativa, che purtroppo attanaglia soprattutto le grandi città a forte vocazione turistica, universitaria e lavorativa, ma anche, non secondariamente, le criticità legate ai negozi fisici di prossimità. Quindi secondo noi, per il primo aspetto dell'emergenza abitativa, va attuata una strategia nazionale delle città che includa delle linee guida precise per tutti i comuni, che da una parte prevedono un piano strutturato di edilizia residenziale sia pubblica che sociale, perché chi ha meno possibilità economiche deve avere comunque questa possibilità,
ma anche prevedere un piano misurabile nel tempo di digitalizzazione delle procedure operative pubbliche di accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali, questo per consentire e agevolare l'accesso agli atti e quindi le verifiche di edilizia urbanistica che sono fondamentali. Con Salva Casa si è fatto un passo in questa direzione importante e poi va incentivata l'iniziativa privata, sia con strumenti di natura tecnico-urbanistica che fiscale, per esempio dando più cubatura quando si demolisce, si va a ricostruire, dare un piano in più nel rispetto del decoro urbano, ma anche dal punto di vista fiscale, per esempio attraverso l'esenzione dell'IMU o la deducibilità totale dell'IMU anche per le persone fisiche, per le abitazioni, visto che nello strumentale è già esistente. Chiudo sul tema dei negozi fisici di prossimità. Credo che sia opportuno, ovviamente questo è un tema che riguarderà le casse dell'erario, e valutare attentamente l'introduzione della cedolare secca per le locazioni a uso diverso dall'abitativo, negozi, uffici, laboratori artigianali, perché questo stimola ovviamente la locazione, quindi la rivitalizzazione dei centri storici e quindi anche il popolamento delle nostre città, ma soprattutto contrasta il sommerso. L'introduzione della cedolare secca sull'abitativo dal 2012 al 2017, nota di aggiornamento del DEF del 2019, ha dimostrato che c'è una riduzione dell'evasione tributaria in 5 anni del 50.45%, il tax gap, quindi il differenziale tra gettito reale e potenziale, è diminuito di oltre il 50%, ha favorito la tax compliance, quindi l'adesione spontanea agli obblighi tributari, quindi porterà gettito all'erario. Spero, auspico, ecco, che queste proposte, ho cercato di stare il più sintetico possibile, possano essere valutate con grande attenzione, perché crediamo che non solo aiutino il processo di rigenerazione urbana, ma anche si vada a beneficiare, diciamo, a rafforzare il sistema economico nazionale e soprattutto a valorizzare il patrimonio immobiliare nazionale, che ricordiamolo, sono canalizzati nel nostro patrimonio il 60% dei risparmi delle famiglie italiane, ma soprattutto si andrebbe a rafforzare il sistema creditizio e quella che è la più potente, se vogliamo, strategica garanzia del debito pubblico nazionale, salito purtroppo a quasi 3.000 miliardi, che è il valore della proprietà immobiliare diffusa. Grazie e a disposizione. Presidente Baccherini, per la velocità e la concretezza.